It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. Buongiorno, ci troviamo qui a Viterbo nella sala dei congressi dell'Hotel Domus La Quercia per assistere al convegno Feelings, Federazione Italiana Liceo Linguistici e Istituti Scolastici Non Statali, in quanto il direttore del nostro istituto Santa Maria, professor Giovanni Piccardo, ne è presidente. Convegno che cura tutte le problematiche giuridiche della scuola e tutti gli organi. Questo evento si ripete ogni anno per discutere dei problemi che ricorrono. Sono presenti molti dei rappresentanti scolastici di tutte le regioni italiane, ai quali chiederemo i propri pareri. Molto spesso i professori più preparati delle scuole paritarie passano a quelle statali. Secondo lei questa cosa è vera ed eventualmente come le istituzioni potrebbero risolvere questo problema? Ma non credo che sia una cosa vera in assoluto, c'è sicuramente del vero, nel senso che talvolta gli insegnanti delle scuole paritarie sono magari in attesa di essere messi in ruolo nelle scuole statali, allora è naturale che questo avvenga. Io penso che però se le scuole paritarie investono sempre più nella qualità e sono sostenute anche, come avviene nella legge 62 del 2000, dalla possibilità di avere anche un sostegno anche finanziario dello Stato, per cui le famiglie possono scegliere più liberamente fra statali e non statali, pur dando, per quanto mi riguarda, una grande centralità alla scuola di tutti, alla scuola che vuol dire istituita dallo Stato, sia pure in una concezione, diciamo, di rispetto della libertà di insegnamento e di libertà di scelta per le famiglie e per gli studenti. Io penso che gli insegnanti potranno sentirsi, come dire, appagati appunto dal professionale sia nelle statali che non statali. Talvolta ci possono essere probabilmente delle convenienze in termini di stipendio, di status, di certezza del lavoro. Quindi in questo senso è importante. Il contributo che possiamo dare è di rendere più stabile e con più prospettive l'insegnamento nelle scuole paritarie di qualità. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions in a traveling show. Signor Marcello Marceddu, ci dica due parole su questa conferenza. Ma sicuramente un confronto interessante con i vari relatori, sicuramente ci sono tutta una serie di aspetti ancora da affrontare e da concretizzare, questo sicuramente. Da un lato c'è l'esigenza di garantire comunque un servizio uniforme, dovendo fare una sintesi, da un lato c'è quello di garantire un servizio uniforme, garantire un'uniformità nell'ambito della scuola, nel contempo c'è la necessità anche però di tutelare quella che è l'iniziativa privata. This is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. Eccellenza, la sua presenza qui. Ma questo è un luogo per noi abituale, è un santuario che è al cuore della realtà territoriale e c'è oggi un convegno sui maestri del lavoro e sono stato a celebrare con loro. Poi, essendo in atto qui il convegno delle scuole paritarie e in particolare dei licei linguistici, sono venuto a salutare sia la presidenza nazionale come anche i relatori e quindi anche voi come studenti. E il mio saluto è molto semplice. Ritengo che oggi, come tre giorni fa ha detto l'UNESCO, l'educazione sia il cuore della crescita non solo dell'Europa ma del mondo. Il problema educativo è il volano di ogni sviluppo e pertanto ogni istituzione educativa credo che abbia un ruolo quanto mai urgente da assolvere. Si tratta poi di scuole paritarie e in questo nostro mondo così pluralista è un cammino che ancora deve eliminare pregiudizi e accogliere di queste energie e soprattutto poi perché si tratta di licei linguistici
E oggi la comunicazione, la lingua, la capacità di stabilire relazioni fra persone e popoli diventa fondamentale, quindi non avevo difficoltà a porgere un cordialissimo augurio e a dare anche la testimonianza di valutazione positiva e di stima per chiunque opera in questo settore. Volevo chiederle se ci può illustrare quali erano le differenze tra queste tre religioni monoteiste. La differenza, prima di tutto, tutte e tre, cioè ebrei, cristiani e musulmani, crediamo in un unico Dio. Diciamo unico, ma per noi cristiani non è solo lui, solo nel senso che non è un solitario. Il solitario è monotonia, è un Dio che ama, e amando naturalmente ama una persona, e l'amore stesso diventa sostanziale, cioè lo Spirito Santo. Invece per gli ebrei e per i musulmani è un unico e solo Dio. Ma noi cerchiamo di dialogare con gli ebrei, quello è più facile, perché abbiamo non solo la stessa radice ma anche lo stesso tronco, in certo senso. Noi siamo innestati, un innesto nell'ebraismo. Riconosciamo i libri del Vecchio Testamento e poi insieme abbiamo quelli del Nuovo Testamento, specialmente il Vangelo. Per i musulmani alle volte è un po' più difficile. L'importante però è identificarci, prima di tutto. E una volta identificarci, dire quello che siamo, dialogare con loro, cercare di conoscerli e di mettere in rilievo gli elementi che ci uniscono, specialmente per quanto riguarda il problema della pace, il problema della solidarietà e il problema soprattutto dei diritti umani. Come è riuscito nei suoi 30 anni di esperienza a dirigere una scuola come il Santa Maria e allo stesso tempo a ricoprire una carica così importante come presidente della Filins? Dunque, il Santa Maria è nato molto prima della Filins e quindi insomma, è nata come scuola privata inizialmente, poi abbiamo ottenuto il riconoscimento legale, poi la parità e poi, insomma, abbiamo costruito una sede appositamente per la scuola e quindi insomma, ha avuto un suo miglioramento nel tempo via via che si andava avanti negli anni. Per quanto riguarda invece la federazione, io sono in questa federazione da circa 15 anni, ho iniziato prima come socio, poi come segretario nazionale e adesso sono stato eletto come presidente da 5 anni. È un'attività effettivamente che mi impegna moltissimo e quindi mi toglie anche probabilmente la mia dedizione alla scuola, insomma, per questo mi dispiace un pochino, però certamente è una soddisfazione molto grande il fatto di avere questa responsabilità, questo impegno nazionale, insomma. Spero di portarlo avanti bene. Che cosa ne pensa dell'esito del convegno? Ma mi sembra riuscito bene, anche perché gli argomenti erano molto interessanti, i relatori sono stati insomma, di un certo livello, di un livello molto elevato e quindi credo che insomma, tutti quanti anche gli intervenuti mi sembra che sono rimasti soddisfatti, quindi credo che è stato un convegno ben riuscito e anche partecipativo. Insomma, quindi. Un'ultima cosa, ci lasci un suo giudizio sul nostro lavoro all'interno dell'evento? Ma senz'altro, no, vi faccio i complimenti perché siete stati molto brave. Avete fatto un lavoro serio e insomma, a livello professionale, veramente mi sento soddisfatto sia per la scuola sia per voi stessi che avete diciamo, questo futuro che si apre davanti a voi, che penso che vi porti qualche soddisfazione. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but